dopo le mie vicissitudini. Oggi ho ripreso con il mio bar. Muro, muro, preda, non si vede niente, muovete, muovete, pei, come un treno, in un muro, in un muro, in i, come ci affogano sti mura. Curro, curro, cosce, sfanno molle, in un muro, in un muro, i preda, che non bocare, muovete, muovete, pei, come ci affogano sti mura. Voglio solo... È il mio compleanno. A dire il vero è anche quello di Berlusconi e di Bersani. Ma io faccio anche l'onomastico, perché il 29 di settembre è San Michele, quindi io vinco. Ho deciso per la prima puntata su Bari Sera News di segnalare un mio problema. Con l'aiuto di Gianni Perilli dedico la prima puntata alla mia amica Lina Alfonso. Ricordo 2 anni fa, scendo di casa e con passo lento in via Trevisani mi imbatto in una donna anziana che camminava lentamente e alla mia altezza punta il dito e «Miki!» ed io, se forse mi ha visto in televisione, «Lei chi è?» «Sono Lina, Lina Alfonso». Dopo 50 anni rivedo la mia prima fidanzata di quando avevo 18 anni, più grande di me, bellissima, sensuale, atletica, e che mi dice di abitare a 50 metri all'angolo in via Dante e che vive da sola. La madre morta da poco, divorziata da 30 anni, senza figli né parenti. E da quel giorno non mi ha mollato più. Pranzi, cene, centinaia di foto e di pupazzi da regalare anche ai miei nipoti, l'accompagnamento in banca, all'INPS, ai servizi sociali del municipio, le 3 cadute con fratture al femore, alle costole, i 4 mesi alla riabilitazione del Donuva di Bicelli, 50 chilometri ad andare e 50 a tornare, ogni giorno, con medicine, biancheria, prosciutto e tic-tac, fino all'immobilità. All'immobilità dell'altro giorno davanti al bar, quando sono venuti a citofonarmi per dirmi c'è Lina che la stanno per portare con l'ambulanza. E ora è in rianimazione al San Paolo. Mi chiedono di portare le medicine che prende e i precedenti referti ospedalieri. Vado a casa sua, ho le chiavi. Prendo tutto, porto, dopodiché mi dicono che è gravissima, è in uno stato comatoso e non si sa come se ne viene fuori. Comunque non siamo autorizzati, mi dicono, a fornire informazioni sullo stato di salute della paziente, in quanto lei non è né il marito né un parente prossimo. Ora, a parte il fatto che sono anche un giornalista, sono il convivente di una signora disabile al 100%, che non ha nessuno e che da un anno ricoverato per ben 5 volte in ospedale a centri di riabilitazione a seguito di cadute che le hanno fratturato femore, costole e che adesso è in stato comatoso ed epilettica. E comunque, oltre a fornirvi informazioni su tutto quello che, a cui è stata sottoposto in precedenti ricoveri, ho una delega da lei sottoscritta in precedenti a svolgere per essere tutte le operazioni amministrative, economiche, assicurative, previdenziali di cui ci fosse bisogno. Quella delega per noi non ha alcun valore. Le basti sapere che è gravissima.
Da infermiere ho saputo che è stata dopata e intubata con febbre ed immobile. Ma se sfortunatamente, scusate, venisse meno o a caso contrario si rimettesse, voi chi chiamereste per dimetterla? Il comune. Tutto questo è pazzesco, disumano, in una società che dovrebbe incentivare l'aiuto ai disabili, specie se soli. Mortificate chi vi ha solo chiesto di conoscere come sta la persona a cui vuole bene. Io questa donna l'ho ritrovata dopo 50 anni in solitudine, malata, e vi prometto che farò di tutto per aiutarlo, con l'aiuto della socialità. Perciò chiedo alla giustizia, alla politica, agli amici, avvocati, ad Emiliano, a De Caro, di darmi una mano e di non nascondersi dietro paraventi di legalità. Stavo facendo la notte, quindi ho avuto lo smonto, il riposo e oggi al mio ritorno l'ho trovata vigile, svegliissima, simpaticissima, questi occhi azzurri e c'ha una lingua, cioè parla sempre. Sono veramente, veramente sorpresa, sono veramente contenta, è stata estubata, sta molto meglio. Vabbè, c'ha il nasino, è ok, però sta bene. Evviva! Dalle stalle di ieri alle stelle di stamattina, grazie alla meravigliosa amica Lori Loredana, che lavora a Policlinica, ha ricevuto due telefonate da una sua amica, dottoressa della rianimazione del San Paolo, e che le ha raccontato di Lino Alfonso.